Mike Bird, come sta? Il padre di Michele Merlo svela gli ultimi aggiornamenti. Continuano ad essere critiche le condizioni di salute di Michele Merlo. Il giovane cantante di Amici ed ex partecipante di X Factor, conosciuto anche con lo pseudonimo artistico di Mike Bird, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna. Il ragazzo è stato sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorso a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa. Al momento si trova in coma farmacologico e le sue condizioni restano gravissime. Il padre di Michele Merlo ha parlato con la stampa subito dopo l'operazione e purtroppo le notizie che giungono non sono affatto positive. Il cantante sta continuando a lottare tra la vita e la morte. E le speranze che il giovane possa riprendersi sono davvero ridotte al lumicino. Le prossime ore saranno decisive per capire se riuscirà a sopravvivere. Gli amici e i parenti tutti si sono stretti attorno alla famiglia del giovane cantante. Anche il suo più caro amico, Simone Frazzetta, ha parlato sui social per aggiornare i follower di Merlo sulle sue condizioni di salute. Attraverso una sua Instagram story, il ragazzo ha fatto sapere che, sfortunatamente, la situazione non va assolutamente bene. È davvero una storia drammatica, quella che sta vivendo il giovane talento musicale. Solo ieri è stata data notizia pubblica del suo ricovero. Il padre, unico portavoce ufficiale della famiglia, ha fatto sapere poco fa che le speranze per il giovane sono davvero ridotte al minimo. Anche la mamma del cantante ha rilasciato una dichiarazione in cui ha invitato tutti i fan del giovane a raccogliersi in preghiera e sperare per la sua ripresa. Da quando si è diffusa la triste notizia sui social, in tantissimi hanno espresso sostegno e vicinanza alla famiglia del cantante. Il profilo Instagram del giovane è stato invaso da messaggi di forza e speranza. Fan, colleghi, amici e familiari hanno cercato di far sentire la loro vicinanza al ragazzo. Anche la redazione di Amici si è stretta in un grande abbraccio virtuale a Mike Bird, così come era conosciuto nel mondo musicale. Persino il cantante Ricky, suo rivale nella 16ª edizione di Amici, si è detto scioccato da questa tragica notizia. I due giovani, al tempo dell'Accademia di Amici, non andavano per nulla d'accordo, ma si sono però sempre stimati professionalmente. La 16ª edizione del Talent fu vinta proprio da Riccardo Marcuzzo, mentre Merlo fu eliminato in semifinale. Fuori dalla scuola più amata d'Italia, Mike Bird aveva comunque trovato la sua dimensione artistica. Aveva portato avanti il suo sogno di cantare e ci stava riuscendo, alla grande. La notizia della sua leucemia arriva come un fulmine a ciel sereno, come una doccia fredda. Nessun segnale di avvertimento, dice la famiglia, se non un fastidioso mal di testa che il giovane lamentava da ormai un po' di tempo. L'ultimo suo post su Instagram sembra però l'annuncio di un evento fatale. Risale a pochi giorni, fa lo scatto, sul suo profilo, di un meraviglioso tramonto in riva al mare. La didascalia che si legge, oggi, ha però il sapore di una sventura che si stava solo preparando ad arrivare. Sotto la foto, il giovane dice che vorrebbe tanto godersi un tramonto, ma che un mal di testa forte gli fa esplodere la testa. Il post termina con una domanda, rivolta ai fan. Merlo chiede se i suoi follower abbiano qualche rimedio per lui e i suoi dolori. Qualche giorno dopo, il ricovero in ospedale. Noi facciamo un grande in bocca al lupo a Michele Merlo e ci uniamo alle preghiere di tutti. Cosa ne pensate di questa vicenda? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.